Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Sorelle e fratelli carissimi, questa assemblea liturgica è preludio alla Pasqua del Signore, alla quale ci stiamo preparando con la penitenza e con le opere di carità fin dall'inizio della Quaresima. Gesù entra in Gerusalemme per dare compimento al mistero della sua morte e risurrezione. Accompagniamo con fede e devozione il nostro Salvatore nel suo ingresso alla Città Santa e chiediamo la grazia di seguirlo fino alla croce per essere partecipi della sua risurrezione. Perché mi hai abbandonato?
discendenza di Israele. Mio Dio, mio Dio, perché mi hai abbandonato? La seconda lettura dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritiene un privilegio di essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nel cielo, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre. Parole di Dio. Preghiamo, grazie a Dio. Gloria e lode a te, o Cristo. Gloria e lode a te, o Cristo. Leggiamo insieme per secolo. Per noi, Cristo è stato obbediente fino alla morte, e alla morte di Cristo. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è sopra ogni altro nome. Gloria a te, o Cristo. Gloria a te, o Cristo. La proclamazione del Santo Vangelo questa mattina viene fatta in un modo diverso. Quelle persone a cui ho detto di partecipare, che vengono avanti adesso, sono diverse parti. Padre Pino farà la parte di Gesù, io farò la parte di cronista e le altre persone faranno. Tu sono Gesù dal sommo sacerdote. E là si riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. Pietro lo aveva seguito da lontano, fin dentro il cortile del palazzo del sommo sacerdote, e se ne stava seduto tra i servi, scaldandosi al fuoco. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovavano. Molti infatti testimoniavano il falso contro di lui, e le loro testimonianze non erano concordi. Alcuni si alzarono a testimoniare il falso contro di lui dicendo: lo abbiamo udito mentre diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo, e in tre giorni ne costruirò un altro, non fatto da mani d'uomo. Ma nemmeno così la loro testimonianza era concorde. Il sommo sacerdote, alzatosi in mezzo all'assemblea, interrogò Gesù dicendo: non rispondi nulla, che cosa testimoniano solo contro di te? Ma egli diceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio del Benedetto? Gesù rispose: io lo sono. E vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire con le nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote, stracciandosi le vesti, disse:
Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Avete udito la bestemmia? Che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era degno di morte. Alcuni si misero a sputargli addosso, a bendargli il volto, a percuoterlo e a dirgli: fai il profeta. E i servi lo schiaffeggiavano. Mentre Pietro era giù nel cortile, venne una delle giovani serve del sommo sacerdote e, vedendo Pietro che stava a scaldarsi, lo guardò in faccia e gli disse: anche tu eri con il Nazareno, con Gesù. Ma egli negò dicendo: non so, non capisco che cosa dici. Poi uscì fuori verso l'ingresso e un gallo cantò. E la serva, vedendolo, ricominciò a dire ai presenti: costui è uno di loro. Ma egli di nuovo negava. Poco dopo, i presenti dicevano di nuovo a Pietro: è vero, tu certo sei uno di loro, infatti sei Galileo. Ma egli cominciò a pregare e a giurare: non conosco quest'uomo di cui parlate. E subito, la seconda volta, un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola che Gesù gli aveva detto: prima che due volte il gallo canti, tre volte mi rinnegherai. E scoppiò in pianto. E subito al mattino i capi dei sacerdoti con gli anziani, gli scribi e tutto il sinedrio, dopo aver tenuto consiglio, misero in catene Gesù, lo portarono via e lo consegnarono a Pilato. Pilato gli domandò: tu sei il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. I capi dei sacerdoti lo accusavano di molte cose. Pilato lo interrogò di nuovo dicendo: non rispondi nulla, vedi di quante cose ti accusano. Ma Gesù non rispose più nulla, tanto che Pilato rimase stupito. A ogni festa ed era solito rimettere in libertà per loro un carcerato a loro richiesta. Un tale chiamato Barabba si trovava in carcere insieme ai ribelli che nella rivolta avevano commesso un omicidio. La folla che si era radunata cominciò a chiedere ciò che egli era solito concedere. Pilato rispose loro: volete che io rimetta in libertà per voi il re dei Giudei? Sapeva infatti che i capi dei sacerdoti lo avevano consegnato per via. Ma i capi dei sacerdoti incitarono la folla perché piuttosto egli rimettesse in libertà per loro Barabba. Pilato disse loro di nuovo: che cosa volete dunque che io faccia di quello che voi chiamate il re dei Giudei? Ed essi di nuovo gridarono: crocifiggiatelo. Pilato diceva loro: che male ha fatto? Ma essi gridarono più forte: crocifiggiatelo. Pilato, volendo dare soddisfazione alla folla, rimise in libertà per loro Barabba. E dopo averlo fatto flagellare, Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e convocarono tutta la truppa. Lo vestirono di porpora, intrecciarono una corona di spine e la misero attorno al capo. Poi presero a salutarlo: salve re dei Giudei. E gli percutevano il capo con una canna, gli sputavano addosso,
e piegando le ginocchia si prostrava davanti a lui. Dopo essersi fatti beffe di lui, lo spogliarono della porpora e gli fecero indossare le sue vesti. Poi lo condussero fuori per crocifiggerlo. Costrinsero a portare la sua croce un tale che passava, un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, padre di Alessandro e di Rufo. Condussero Gesù al luogo del Corpora, che significa luogo del cranio, e gli davano vino mescolato col mirra, ma egli non lo prese. Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse ciò che ognuno avrebbe preso. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. La scritta, con il motivo della sua condanna, diceva: il re dei giudei. Con lui crocifissero anche due ladroni, uno a destra e uno alla sua sinistra. Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: e tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in 3 giorni, salva te stesso, scendilo dalla croce. Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi, fra loro si facevano beffe di lui e dicevano: ha salvato altri e non può salvare se stesso. E Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Quando fu mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3, Gesù gridò a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: ecco, chiama Elia. Uno corse a inzuppare di aceto una spugna, la fissò su una canna e gli dava da bere, dicendo: aspettate, vediamo se viene Elia a farlo scendere. Ma Gesù, dando un forte grido, spirò. Prendere il prestito per l'astinenza.
Giuseppe, oppure cosa state facendo? Può rispondere il maestro, ne ha di bisogno. Vietate. Oggi questa è forse una delle parole che dovremmo un po' tenere e conservare nel nostro cuore, perché quello che Gesù ha detto a proposito dell'asinello, lo dice a proposito di questo asinello e di quell'asinello che è ciascuno di voi. Il maestro ne ha bisogno. Gesù ha bisogno di noi. Gesù oggi ha bisogno di noi per portare la sua croce. Venite dietro di me, portatela, prendete la croce e seguitemi, così dice Gesù. Oggi Gesù ha bisogno di noi per annunziare la sua parola e farlo conoscere al mondo. Oggi Gesù ha bisogno di noi per poter dire allo sfiduciato la parola di conforto, a colui che è disperato dare un messaggio di speranza, a colui che si trova nell'errore porgere la parola di verità che lo illumina. Gesù ha bisogno delle mie mani, delle tue mani, per poter avvicinarsi al fratello e prestare quell'aiuto di cui ha bisogno. Gesù ha bisogno dei miei piedi per poter andare a soccorrere ed aiutare chi si trova nella necessità. Gesù ha bisogno del mio affetto, del mio amore per poter abbracciare, sostenere, consolare, perdonare e amare i fratelli, potendo così donare ad essi il suo stesso amore, la sua stessa consolazione, la sua stessa parola di vita.
dai pace secondo la tua volontà, perché ti rendi nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il tuo spirito. Scambiatevi sempre in pace. Yeah.
Preghia. Ci fai sperare nei veri in cui crediamo. Fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il fogliettino, il bollettino della parrocchia, dove tutte le funzioni di questa settimana santa sono elencate. Ve la dico, però so che a volte è facile dimenticare. Portate il bollettino a casa così potete controllare. Oggi pomeriggio alle 4, Santa Rosalia Club Down River verrà qui per celebrare la Santa Messa in onore della Madonna Santa. Giovedì 2 aprile è Giovedì Santo, questa è quella che chiamiamo appunto la Settimana Santa. Giovedì Santo si celebra l'ultima cena del Signore e l'istituzione dell'Eucaristia. Ci sarà pure la lavanda dei piedi fatta da Padre Pino e per questo stiamo cercando 12 volontari, uomini o donne. Quando scendete giù, più o meno tutti conoscete Vincenzo Pizzo, lui sta prendendo la lista di coloro che vorranno essere onorati, perché è un onore farsi lavare i piedi dal sacerdote. La cerimonia sarà alle 7:30 giovedì sera. Il 3 aprile è Venerdì Santo, quando celebriamo la passione e morte del nostro Signore. Ci sarà qui la celebrazione alle 6:30 di sera con la celebrazione appunto della passione, i servizi della comunione, la via crucis e la processione di Cristo morto. Sabato 4 aprile è la grande giornata della vigilia pasquale dove si celebra la risurrezione del Signore. La messa inizierà alle 8:30 di sera con la benedizione del fuoco davanti alla chiesa e la processione con la candela pasquale, il cero pasquale, che poi, come vedete, questo cero pasquale sarà acceso in messa durante la liturgia del periodo pasquale, durante il battesimo dei nuovi cristiani e se ci abbiamo qualche funerale, durante il funerale. Quindi è una celebrazione bellissima, suggestiva e vi prego di partecipare numerosi. Inizieremo alle 8:30. Domenica prossima, giorno di Pasqua, non ci sarà la messa delle 9:30, bensì soltanto quella delle 11:30. E se dovete preparare il pranzo per la famiglia, vi prego di iniziare presto la mattina, fare una pausa, venite in messa e poi tornate a casa a finire il pranzo. Grazie per la vostra attenzione. Bene. Coloro che non avessero ancora preso le palme, poi uscendo possono avere una scheda, già tutti vi siete forniti della palma. Una raccomandazione per coloro che usano Facebook e sono in amicizia con me. La scorsa settimana Tony Pentacosta aveva messo su io la registrazione visiva e il filmato. La situazione di San Giuseppe, come che volessero rivederlo, possono andare sul mio volto e condividere, così se lo portano nel loro e così si va mancando questa, ecco, la possibilità di vivere ancora una volta la giornata di San Giuseppe. Ora chiediamo la benedizione del Signore grande, hanno cuore perché la celebrazione della Domenica delle Palme merita. Che ce ne ricordiamo.
Il Signore sia con voi. Dio, che nella passione del suo figlio ci ha manifestato la grandezza del suo amore, vi faccia gustare la gioia dello Spirito nell'umile servizio dei fratelli. Amen. Cristo Signore, che ci ha salvato con la sua croce dalla morte eterna, vi conceda la vita senza fine. Amen. Voi che seguite Cristo, umiliato e sofferente, possiate avere fatta la sua risurrezione. Amen. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen. Siamo chiamati a far convergere il bambino carismale verso la celebrazione del mistero pasquale in questa grande settimana. La nostra partecipazione ci risponde a consegnare nuovamente alla storia l'evento unico della morte e risurrezione del Signore Gesù, unico salvatore del mondo, ieri, oggi e sempre. Nel nome del Signore Gesù, andate in pace e ne diamo grazie a Dio. Thank you.
Ciao. Okay, we'll see you downstairs. Thank you.
Thank you.
Okay, you guys are on the video now here. Allora, how we doing? Ma va, vieni per ora. Yeah. Siamo importante. Oggi è una bella giornata, essere uniti qui con le amici. Passare una bella domenica di pace. Questo aiuta tutti. What they're doing the work of art here. Just look at this, okay? And then here's Josephine. She's the artist, okay? And also she took the rose. Mr. Lupo. Mr. Lupo, see. Mr. Lupo, what did you make? Look how beautiful this here. Wow, this is brilliant. I thought she is beautiful, eh? I make them for the ushers. Okay, beautiful. Because, you know, it's nerve-wracking. Okay, and you guys are learning how to do this now. Oh, okay, yeah, so, yeah. I mean, look at that. Sono troppe dure. She has the art right in the palm of her hands. So, yes, in Italy, it's more soft. It's non si può lavorare. They're over there on the other table. Yeah. Okay, what are you going to make here now? He's going to make something here. Yeah, so. Like the peaches were delicious over there. But here, yeah, same thing. Yeah. But that's the way that it is here. Did you do everything already? No. Okay, because I got two weddings and are you ready? This one paid in full. I need one for my wife. Yeah. Double this. It's a whole bunch over oh, there. Oh, I didn't see that. I'm sorry. These are. All right, you want to get your wife a 10 carat pound? Did you get the. Get what? I got to get the thing to wash. The towels? I'll go get them upstairs. Okay. Did you get them in the board, in the washer? I want these. Can I have this? You can have whatever. I need a cross to put in my truck. Kisser. I'm gonna put it in my truck. One of these. This one. No, this would be.